secondo appuntamento Cirmione per quanto riguarda la Maria Callas e questo avvicinarsi al centenario della nascita di Callas. La divina emozione, atto primo, sindaco Luisa Lavelli, atto primo vuol dire che ci saranno altri momenti particolari. Maria Callas e Madame Butterfly, l'abbiamo qui alle nostre spalle, avete creato un allestimento particolarmente interessante. Sì, molto interessante. La prima, la divina emozione, perché questa mostra, insieme a tutti gli eventi culturali e artistici che verranno proposti per questo centenario, questi 3 anni che sono destinati a poi a celebrare il centenario della nascita di Maria Callas, vuol far vivere un insieme di emozioni ai nostri cittadini e ai nostri visitatori. L'emozione è data da 3 elementi fondamentali: un posto meraviglioso come il territorio di Sirmione, l'eccellenza di Magnum che già ha collaborato con noi e che abbiamo avuto l'onore di avere a Sirmione con la mostra Oltre, e la Divina Maria Callas. Questa mostra dà la possibilità proprio di ripercorrere un po' i momenti importanti della sua carriera, ripercorrendo l'opera di Puccini e insieme a queste immagini legate all'Oriente, e un po' rivivendo anche questa storia d'amore che un po' tormentata che la Divina ha vissuto in un posto meraviglioso come Sirmione, dove lei ha trascorso i momenti più felici della sua vita. Sindaco, una domanda che mi viene spesso da fare e non l'ho mai fatta, stavolta gliela faccio, non si preoccupi. Che effetto fa essere sindaco di un paese, Sirmione, che ha avuto fra i suoi cittadini Maria Callas, che hanno invidia un po' in tutto il mondo, ma qui a Sirmione ha abitato e residente? È sicuramente un onore. Io penso che però il bello attragga il bello. E Maria Callas ha scelto un posto dove potesse star bene, perché era un posto che si accomunava molto a lei. Ovviamente non si può parlare di Maria Callas a Sirmione senza incontrare Michele Nocera, è un suo biografo, un suo appassionato raccoglitore di cimeli. Abbiamo alle nostre spalle Maria Callas. Credo che sia una delle tue fotografie, perché qui quando si parla di Callas si parla di Nocera. Sì, ne ho circa 7.000, me le hanno anche inedite, me le hanno anche trafugate, ma insomma va bene così. L'importante è che si parli di Maria Callas, perché vale la pena. È la città delle 3 C, Catullo, Castello, Callas, lo definì io questa cosa, perché in effetti uno viene per le grotte di Catullo, per il castello, ma soprattutto per questa immagine che è rimasta nell'immaginario collettivo, come personaggio che ha detto che Sirmione era un paradiso terrestre. Michele, divina emozione il titolo di questa mostra, ma ovviamente quando si parla di Callas è sempre un'emozione. Un'emozione continua, tanto è vero che anche in Madama Butterfly, che non era un'opera che lei amava, bisogna dire la verità, Karajan le fece fare un capolavoro. Lei non si sentiva Chocho-san, perché questa giapponesina, prima di tutto glielo offrirono in America, ma pesava 110 kg, non voleva farlo. Viene in Italia, poi dopo Karajan la convince e lo fa. Non era un'eroina, secondo lei. Sì, si suicida per amore e così, fa il karakiri. Però non era proprio un suo personaggio, tanto è vero che l'ha interpretata alla Scala Mai, ha inciso e l'ha fatta solo in 4 recite all'Opera Civic di Chicago nel 1955. Mostra a Sirmione, ovviamente quando c'è una mostra non può mancare Giorgio Bettini, che è il responsabile di questo settore, settore turistico. Giorgio, stiamo parlando di Maria Callas, la divina emozione di questo allestimento, atto primo come si diceva nella presentazione. Sicuramente seguiranno altri. Parliamo della mostra, alle tue spalle una serie di nomi, Magnum Photos vuol dire tanto. Magnum Photos è una delle più prestigiose agenzie fotografiche del mondo, una di quelle che ha la storia più lunga, nasce nel 1947. Con loro, con Sirmione, con Maria Callas, credo che abbiamo fatto un proficuo incontro che ha portato a questa mostra, che ha 2 aspetti diversi. Abbiamo cercato di ricreare il mondo di Madama Butterfly, il mondo del Giappone un po' mitizzato da Giacomo Puccini, il mondo della musica e delle emozioni che Maria Callas sapeva dare.
Quindi c'è una parte dedicata a ritratti di Maria Callas, un'altra parte dedicata a immagini del Giappone, questo mondo sempre molto sospeso tra il passato e il futuro, un mondo di tradizioni millenarie, che si incontrano in due proiezioni in cui le immagini dei fotografi di Magnum sono sottolineate dalle arie della Madama Butterfly cantata da Maria Callas. Giorgio, atto primo vuol dire che ci saranno altri atti? Abbiamo qualche traccia già? C'è già un programma ovviamente? Sì, atto primo di 3, l'anno prossimo e nel 2023 faremo altre due mostre che nasceranno interamente a Sirmione, due progetti completamente originali che ci porteranno ancora più nel mondo della Callas, con dei progetti fotografici che coinvolgeranno le scuole di fotografia, le accademie di fotografia e che proveranno a raccontarci attraverso delle immagini contemporanee quello che la Callas ha rappresentato nella storia della lirica. Ricordiamo Giorgio, noi stiamo parlando senza mascherina, ma ricordiamo che per entrare a visitare è obbligatorio indossare mascherine. Noi abbiamo il Green Pass, quindi siamo tranquilli, tanto per essere chiari anche chi ci ascolta. Quindi l'ingresso libero, ma con accortezza. Assolutamente sì, ingresso libero con i controlli e le accortezze che oggi sono richieste. Ingresso libero anche in alcuni altri allestimenti fotografici che sono nel territorio di Sirmione. Venendo nella mostra sono raccontati gli altri allestimenti che sono soprattutto in 3 cantine del Lugana, dove è possibile vedere altre fotografie, magari assaggiando un bicchiere di Lugana.